Il sole bacia la Pasquetta, ma a Matera il test di primavera non è soddisfacente. La città dei Sassi deve accontentarsi del turismo mordi e fuggi. Alberghi, musei, ristoranti pieni, dati molto incoraggianti in questo lunedì dell'Angelo nel Vulture Melfese per la stagione del turismo primaverile. Nota stonata, il castello di Lago Pesolo è ancora chiuso ai visitatori. Futuro Stellantis, domani l'atteso tavolo sull'automotive al Ministero delle Imprese del Made in Italy, tutela dell'occupazione e nuovi investimenti per Melfi e l'indotto, le rivendicazioni dei sindacati. Rifiuti speciali industriali in Basilicata, produzione alle stelle, ma il conferimento è senza regole con rischi elevati per l'ambiente. Calcio, il turno pasquale di Serie C non ha portato soddisfazione a Potenza e Picerno. I Leoni si lasciano rimontare due volte dal Crotone, mentre i ragazzi di Longo cadono rovinosamente 6-1 in casa dell'Avellino. Buon pomeriggio e buona Pasquetta ai nostri telespettatori, ben ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dunque, in apertura ci occupiamo proprio di questo lunedì dell'Angelo, sarà una Pasquetta nei Sassi sempre all'insegna del turismo, mordi e fuggi per la città di Matera con boom di arrivi e prenotazioni solo però nell'ultimo minuto. Tanti luoghi iconici da visitare, a partire da una novità, il primo ipogeo immersivo al mondo aperto da poco. Sentiamo Michelangelo Russo. Tra le località lucane più gettonate di questo ponte pasquale c'è sicuramente Matera, meta prediletta per le vacanze last minute degli italiani e per quelle programmate degli stranieri. Tra una gita nei Sassi e una visita ai musei, trascorrere le festività immersi nella cultura secolare della città diventa un'esperienza unica. Arriviamo dalla Toscana, dalla zona di Pisa. E abbiamo scelto di venire a Matera perché è da tanti anni che volevo vedere questa città e approfittando del periodo di vacanze pasquali ci siamo mosse ieri e staremo qui qualche giorno. L'impressione è quella di vivere dentro alla storia proprio, no? Questi 7000 anni che appunto caratterizzano la stratigrafia di questo posto, no? È davvero una cosa che riempie il cuore. Dalla Sicilia, provincia di Catania. Sì, è tutta da scoprire, una sorpresa, girare, trovare insomma tanti posti incantevoli. I Sassi li avete visitati? Sì, sì, però ancora pochissimo. Oggi sarà una giornata da scoprire. Anche per chi arriva dalla lontana Norvegia o dalla più vicina Germania, Matera è meravigliosa. It's beautiful, gorgeous. Ah, it's wonderful. Anche se quest'anno rispetto al passato l'effetto calendario con una Pasqua arrivata troppo in fretta rispetto alle festività natalizie ha frenato il boom di prenotazioni a lungo termine registrato lo scorso anno. Rispetto all'anno scorso secondo me c'è stato un piccolo calo, ma questo calo è dovuto alla non presenza di stranieri, perché diciamo che gli italiani ormai si sa prenotano il last minute, quindi la vacanza veloce, mentre gli stranieri organizzano. È un po' calata quest'anno, è molto meno. Ad esempio abbiamo più prenotazioni per il ponte del 25 aprile, essendo sicuramente più lungo. Per Pasqua quest'anno è un po' fiacca. Abbiamo sì delle prenotazioni, però non è il tutto pieno, no. A pesare sulle prenotazioni arrivate all'ultimo minuto, sicuramente il fenomeno del turismo mordi e fuggi che caratterizza la città dei Sassi. Ma la puntatina al ristorante resta garantita. Allora, prodotti tipici, parto dal dire prodotti tipici, non vado proprio sul piatto specifico, però parliamo anche di una pasta con salsicce e funghi, parliamo di anche dolci fatti in casa come una crostata di ricotte con scaglie di cioccolato. Diciamo che quello che offre il territorio, noi diciamo offriamo quello che offre il territorio e ovviamente cerchiamo di farlo anche in una maniera quasi rivisitata, dai. Diciamo che ci mettiamo sempre quella cosa di nuovo, nonostante siano tradizioni. Beh, l'italiano è il classico, insomma, preferisce un lungo pasto, insomma. Lo straniero è una cosa un po' più veloce, però gradisce ben volentieri la nostra cucina, insomma. Infine, tra le attrazioni offerte da Matera c'è la novità rappresentata dal primo ipogeo multimediale immersivo al mondo. Si trova in via Ridola all'interno di Palazzo Motta. All'interno dell'ipogeo del palazzo
si svolge questa grande show in cui si parla della vita e la storia di Matera attraverso immagini a 360 gradi sulle pareti, voce narrante. È un nuovo modo di fare museo, sempre più richiesto. Musei, alberghi e ristoranti pieni, dati molto incoraggianti in questo lunedì dell'Angelo nel Vulture Melfese per la stagione del turismo primaverile. Vittorio Laviano. Sono dati assai incoraggianti quelli che si registrano per il ponte festivo pasquale in alberghi, musei e ristoranti di Melfi e Rio Nero. Marida Sonnessa dell'hostel Il Tetto parla di un incremento rispetto allo scorso anno di circa il 30% di presenze. Quest'anno abbiamo un incremento delle prenotazioni del 30-40% rispetto all'anno scorso. Ovviamente la maggior parte dei turisti, chi ci contatta, ci chiede qual è l'offerta della nostra città, dove ci troviamo, del nostro territorio. Il Vulture Melfese, nonché la città di Melfi, sicuramente offre tanto da un punto di vista culturale, quindi ci sono vari poli da poter visitare, non solo qui a Melfi ma anche a Venosa e in tutti i dintorni. Ma per quanto riguarda la Pasqua, in tanti ci hanno chiesto dove è possibile e come potersi organizzare per fare una gita fuori porta, e quindi abbiamo dato indicazioni soprattutto per passare una giornata all'aria aperta. C'è il Parco Avventura di Rapone, che offre l'area picnic, nonché c'è anche i laghi di Monticchio, dove ci si trovano varie zone attrezzate. È soprattutto il turismo culturale quello che porta a Melfi i visitatori anche dall'estero, attratti dal castello di Federico II. Sì, tantissimi turisti come ogni anno, quindi il nostro castello fa da traino a questa nostra Basilicata. Abbiamo turisti dal Giappone, anche alcuni americani e svizzeri. La Pasquetta 2024 ha riservato ai turisti del castello di Melfi una novità importante. Il reperto più importante che vengono attratti i nostri turisti è il meraviglioso sarcofago di Rapolla. È un monumento che veramente fa emozionare le persone. Oggi, grazie al lavoro e l'impegno della nostra dottoressa La Padula, siamo riusciti ad avere il sarcofago di Atella, proveniente da Napoli, e grazie a questi due monumenti meravigliosi i nostri visitatori sono ammirati da questa grande bellezza. Ci spostiamo a Rio Nero, dove hanno lavorato bene i ristoratori. Tutto pieno, tutto sold out, tanta affluenza, il tempo ci aiuta e quindi non possiamo essere che soddisfatti. Abbiamo una bellissima sala, una bellissima struttura e siamo pronti ad accogliere un pochino tutti quanti. Contenti di questa Pasqua e questa Pasquetta. Ma sentiamo l'offerta culinaria del ristorante I Gemelli di Rio Nero in Vulture nel giorno di Pasquetta. Noi ci siamo organizzati come tutti i giorni di festa con due antipasti. Faremo un antipasto di affettati con carpaccio di maialino, un crudo, una bruschetta. Poi dopo partiremo con un antipasto di mare, che sarà un polipo alla brace su una patata tostata. Poi avremo due primi, un primo di carne al forno, che è una semplice girella di pasta, e una calamarata allo scoglio. Poi abbiamo due secondi, faremo un'orata, un filetto di orata al cartoccio, e poi avremo la manzetta di vitello, che è tenerissima, la consiglio, con le patate. Chiudiamo con una barchetta d'ananas e un dolce della casa e una mousse al caramello. Un lavoro che facciamo con l'anima e con il cuore, quindi siamo contenti di farlo. Ci spostiamo a Lago Pesole, una delle località più rinomate della Basilicata per la presenza del castello costruito da Federico II di Svevia nel 1200, un'opera maestosa dall'alto valore storico e culturale, chiusa però da 4 anni. Donato Pace è stato lì alle pendici della fortezza federiciana, sentiamo il suo racconto nel prossimo servizio. Lago Pesole è una delle più rinomate località turistiche della Basilicata, conosciuta e studiata in tutto il mondo per la presenza del maestoso castello costruito nel 1200 da Federico II di Svevia, l'imperatore chiamato lo Stupor Mundi. È Pasquetta, vorremmo visitare anche noi il castello. Ci addentriamo nel borgo, ma nessun segnale stradale ci impedisce di salire al monumento. Thank you.
chiuso. L'opera monumentale di Federico II, che negli ampi spazi trova il suo fascino, è chiuso ormai da 4 anni, da quando sono iniziati i lavori di completamento del restauro e riorganizzazione dei percorsi di visita appaltati dal segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata. Oltre 1 milione di euro di spesa. Nonostante i lavori in corso, il castello doveva rimanere aperto negli spazi che si potevano visitare. Così non è stato. Meglio chiudere il portone senza intralci e senza noie. I lavori sono conclusi da circa 1 anno, ma della riapertura neppure a pensarla. La dottoressa Mauro, direttrice del Polo Museale della Basilicata, non consegna o non vuole consegnare il castello alla comunità perché manca il collaudo finale dei lavori, come se poi fosse suo. Le risponde la dottoressa Tomai, sovrintendente ai beni monumentali della Basilicata, oltre che responsabile pro tempore del segretariato del Ministero. Guarda che ti abbiamo consegnato gli spazi di tua competenza nel mese di settembre e le leggi attuali ti consentono di aprirli al pubblico. Non c'è alcun impedimento. Il collaudo finale dei lavori è solo una questione amministrativa, contabile, niente di più. Insomma, una lotta tra dirigenti dello stesso Ministero della Cultura. Inconcepibile e assurda, perché il castello da 4 anni è chiuso con un danno inimmaginabile per l'economia del paese, dove ogni anno arrivavano non meno di 20.000 turisti. Uno spettacolo osceno sulla pelle dei cittadini, con Regione e Comune di Avigliano che finora sono stati alla finestra. Anzi, la Regione ha fatto di più. Dai tempi della presidenza di Filippo, e parliamo del 2005-2013, si doveva attuare un decreto ministeriale del 2002 che trasferiva il castello e riserva naturale alla Regione Basilicata. Dopo anni di trattativa, e ne sono passati 22 di anni, con il demanio e con il polo museale, ma alla fine il generale Bardi e il suo esercito di Franceschiello hanno rinunciato a prendersi il castello. È troppo grande per le loro capacità amministrative e gestionali. E gli spostamenti, per questo lunedì dell'Angelo, non hanno creato particolari disagi al traffico sulle principali arterie lucane. Attenzione però in serata per il controesodo pasquale, previsti flussi intensi soprattutto in direzione nord sulla 2 autostrada del Mediterraneo. Per favorire la circolazione è disposto il divieto al transito dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 di oggi e nella giornata di domani dalle 9 alle 14. E dopo la pausa pasquale riprende la campagna elettorale in vista delle regionali del 21 e 22 aprile. Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale Francesco Lollobrigida sarà in Basilicata mercoledì in mattinata a Matera. Lollobrigida parteciperà al cinema comunale Guerrieri alla presentazione delle liste elettorali di Fratelli d'Italia. Nel pomeriggio invece il ministro sarà in Val d'Agri. Lollobrigida incontrerà i rappresentanti delle istituzioni, soprattutto gli agricoltori della provincia di Matera e Potenza, per ascoltare le stanze del territorio. A Senise invece è partecipata all'inaugurazione del comitato elettorale di Angelo Chiorazzo di Basilicata Casa Comune. A Senise in corsa a sostegno del candidato governatore della coalizione di centrosinistra Piero Marrese, un luogo, ha detto Chiorazzo, in cui ciascuno potrà approcciarsi per condividere le istanze del territorio con l'impegno di costruire una società più giusta. Dobbiamo essere costruttori di pace e di dialogo, questo il messaggio di Chiorazzo. La cronaca ferrandina: un 19enne del posto è stato fermato dai carabinieri di Pisticci per tentato omicidio. Il giovane è ritenuto responsabile del ferimento ad un braccio di un 26enne raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Il 19enne intorno alle 3:30 della notte tra sabato e ieri ha sparato contro l'altro giovane. Entrambi risultano con precedenti. Pare che l'arma fosse stata puntata alla testa della vittima, che si sarebbe salvata nel tentativo di coprirsi con il braccio. I militari sono riusciti a rintracciare l'aggressore, che si era dato alla fuga. E ci occupiamo ora di lavoro. Domani l'atteso incontro al Ministero del Made in Italy sull'automotive, dedicato allo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Per i sindacati è un'occasione per rivendicare l'impegno del governo e del gruppo a tutelare l'occupazione di tutto il comparto, compreso l'indotto e la logistica. Abbiamo sentito il segretario della Wilm di Basilicata, Marco Lomio. Mara Risola.
L'obiettivo dei sindacati è rivendicare una gestione accurata della transizione, ma soprattutto la salvaguardia dei livelli occupazionali di tutto il comparto automotive di San Nicola di Melfi, indotto e logistica compresi. Poco più di 9.000 persone sulle quali pesano gli effetti della elettrificazione, un processo che richiede materialmente il 30% della manodopera in meno. Le tensioni degli ultimi giorni, però, legate alla convocazione del tavolo per il 2 aprile, non hanno alimentato un clima distensivo, con la minaccia delle segreterie sindacali di uno sciopero generale, qualora Stellantis non avesse preso parte al tavolo. Alla fine però, all'incontro fissato per le 11.30 al Mimit, ci saranno i referenti Stellantis, ma non il presidente della regione Vito Bardi. Questo perché la policy aziendale del gruppo non permette ai manager di partecipare a tavoli decisionali in regioni come la Basilicata nel clou della campagna elettorale. E dunque il tavolo romano post Pasquetta sarà un vertice tecnico e non politico tra sindacati, azienda e il ministro Urso. Le richieste che FIM, FIOM, WILM e FISMIC hanno pronte sul tavolo sono legate alla specificità di Melfi. Melfi è una specificità, è quello che diremo a Urso. Una specificità unica in Italia e in Europa, con uno stabilimento centrale e con tutto il suo indotto, con una filiera che è integrata allo stabilimento. Questo chiederemo a Urso, che quella filiera non va spezzata, perché se spezziamo quella filiera non ci serve salvaguardare un pezzo di stabilimento e l'altro mandarlo via. E le cronache di queste settimane dei lavoratori della logistica, dei lavoratori dell'indotto di primo livello che da un lato non hanno commesse, dall'altro vengono internalizzate le attività, è un'area industriale che viene chiusa. Un'occasione per chiedere conferme sulle attuali produzioni realizzate nel sito lucano, ma soprattutto per il quinto modello. Quinto modello prima dato, poi tolto, poi smentito. Stellantis ci deve dire la verità. Abbiamo bisogno che ci dica il quinto modello di che, e che in queste ore è anche fondamentale, perché anche i rumors dell'Europa che c'è un mezzo passo indietro sull'elettrico, vogliamo capire questo modello che motorizzazioni è. E poi ci sono i bandi dell'area di crisi complessa presentati nei giorni scorsi. La politica non può gestire i bandi, la politica bene ha fatto a farli, ma oggi ci vuole chi ha competenze per trovare nuovo lavoro, che non deve poi prescindere da quei lavoratori che sono espulsi dal processo produttivo. Infine, un appello ai candidati alle prossime elezioni regionali. Di non prescindere dalla parola lavoro, perché quando si parla, i temi attuali sono lo spopolamento. Se non c'è il lavoro, lo spopolamento è inevitabile. L'ultimo grande investimento in Basilicata è del 1993. Non ce ne sono stati altri. Materiale derivante da costruzioni e demolizioni, industria metallurgica e manufatturiero sono i principali rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle aziende. Negli ultimi 10 anni la Basilicata è la regione che ne ha visto raddoppiare la quantità, ma l'errato conferimento in discarica comporta effetti negativi per l'ambiente, come ci spiega Celestino Benedetto. La gestione dei rifiuti urbani ha fatto registrare ovunque dei passi in avanti. Molto resta da fare su quelli speciali, però, che finiscono troppo spesso in discarica con un impatto particolarmente negativo sull'ambiente. Solo 1.730.000 tonnellate prodotte annualmente dalle imprese italiane si trasformano in combustibili o altri mezzi per produrre energia, appena l'1% degli oltre 154 milioni di tonnellate in totale. Ma a preoccupare è soprattutto la quantità di rifiuti speciali non pericolosi, aumentati tra il 2014 e il 2023, una percentuale pari al 28%, un incremento trainato dalla Basilicata, dove sono quasi raddoppiati, più 95,1%, seguita dal Molise, più 87%, e dalla Sicilia, più 83%. E quanto emerge dall'analisi di Interzero Italia, il gruppo europeo di servizi di economia circolare, che evidenzia: le uniche regioni dove si è registrato un calo sono la Toscana e la Valle d'Aosta. La grande maggioranza di rifiuti speciali non pericolosi deriva dal settore delle costruzioni e demolizioni. Poi c'è l'industria metallurgica e le attività manifatturiere. Il Trentino guida la classifica delle regioni con la maggior quantità di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti in media per ogni impresa attiva oltre 50 tonnellate per azienda, seguita dal Friuli con 48,
e la Basilicata con 43, contro la media italiana che si attesta a 30,2 tonnellate. Oggi dunque giornata di svago per la Pasquetta, ma riecheggiano i moniti delle omelie di Pasqua dei Vescovi lucani. Guerre, ingiustizie, la lotta tra il bene e il male, i temi trattati nell'omelia da Monsignor Caiazzo, che dopo aver presieduto la solenne celebrazione eucaristica nella cattedrale di Matera, ha celebrato quella serale a Tricarico. Sentiamo Vito Sacco. Dopo aver presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella cattedrale di Matera la mattina di Pasqua, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo della diocesi materana e vescovo della diocesi tricaricese, ha presieduto quella serale nella cattedrale di Tricarico. All'inizio della concelebrazione eucaristica, animata dalla corale polifonica Santa Cecilia diretta da Don Angelo Auletta, il vescovo ha sperso i fedeli con l'acqua benedetta come atto penitenziale. Guerre, ingiustizie e la lotta tra il bene e il male sono stati temi trattati nell'omelia da Monsignor Caiazzo. Il limite umano a cui si sta assistendo oggi, ha esordito il vescovo, non sono solo i focolai di guerra in atto, ma le tante ingiustizie che nascono soprattutto dall'atteggiamento di chi pensa di avere il potere della vita nelle mani e di decidere anche della vita degli altri, quando addirittura di decidere dei popoli interi. Questo, ha aggiunto Monsignor Caiazzo, fa comprendere come non basta semplicemente rivestirsi di qualcosa di religioso da far vedere agli altri, quanto piuttosto significa sentire dentro la vita divina che mette in moto e fa fare dei passaggi che sono inesorabilmente diversi da quello che la carne dice, perché la carne porta a fare il male, lo spirito porta a seminare la vita e quindi il bene. E la lotta continua, ha proseguito Monsignor Caiazzo, che si vive tra il bene e il male, dove il male fa guardare solo ed esclusivamente le cose della terra, al punto tale da disprezzare la stessa vita e calpestarla, il bene fa contemplare le cose divine, eterne, al punto tale da far godere già adesso della bellezza della vita e quindi della ricchezza di quello che ognuno è. Infine, il vescovo ha detto che le persone non hanno bisogno di segni speciali, particolari, di miracoli, di santoni e di apparizioni, per cambiare la propria esistenza, che cambia quando si incontra Dio risorto in momenti particolari della propria storia, in momenti di tribolazione, di sofferenza, della mancanza di una persona cara o in cui si è vissuto la lotta interiore tra il bene e il male. E la benedizione di Dio onnipotente, che il Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. A Potenza questa mattina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per l'allagamento che ha interessato alcuni locali tra via Torraca e via Nicolasole, causato dalla rottura di una conduttura sotterranea. Immediato l'intervento dei tecnici di Acquedotto Lucano, attualmente a lavoro per riparare il guasto. Disagio anche al traffico deviato dalla polizia locale per consentire gli interventi. E siamo allo sport volley a 3. Lagonegro festeggia la Pasqua nel migliore dei modi. Il cammino della rinascita nei playoff promozione comincia con la netta vittoria per 3-0 ai danni di Auris Palecce. Nella sfida d'andata del primo turno i lucani ipotecano il passaggio ai quarti in attesa del ritorno da giocarsi domenica 7 a Villa d'Agri. 25-22, 27-25, 25-20 i parziali. Una gran prova quella di ieri per la squadra di Lorizio, capace di restituire agli attacchi del temuto duo Mazzone Augrelles e di mettere a terra un volley efficace e pragmatico, ovvero tutto ciò che serve in una sfida a eliminazione diretta. Fra 7 giorni, dunque, lo dicevamo, il ritorno a Villa d'Agri, atteso il pubblico delle grandi occasioni, vista la ghiotta occasione del passaggio al turno successivo. Invece il turno pasquale di calcio di Serie C non ha portato soddisfazioni a Potenza e Picerno. I rossoblù di Marchionne si lasciano rimontare 2 volte da Crotone, mentre i ragazzi di Longo cadono rovinosamente 6-1 in casa dell'Avellino. Salvatore Colucci. 1-2. Potenza e Picerno non escono soddisfatte dal turno pasquale della Serie C. Il pareggio del Potenza al Viviani contro il Crotone ha il sapore della beffa, perché i rossoblù di Mister Marchionni erano andati per 2 volte in vantaggio e per 2 volte si sono fatti rimontare dagli squali pitagorici.
con Tumminello che torna in gol con una doppietta. Di positivo c'è l'atteggiamento dei Leoni che sfoderano la miglior partita della stagione, un Potenza quasi perfetto a detta di Marchionni che è costretto però a ridimensionare la prestazione e ad accontentarsi di un solo punto. Risultato che non deve distrarre dal prossimo impegno, sabato 6 aprile in casa del Taranto, gara che la Nuova TV trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro. Purtroppo questo pareggio ridimensiona anche la prestazione che hanno fatto i ragazzi, perché secondo me hanno fatto una grandissima prestazione contro una grande squadra, facendo 7-8 palle gol importanti, però alla fine poi se ti perdi un bicchiere d'acqua con due errori secondo me che si potranno evitare, forse è questo il dispiacere. Di buono è prendere la prestazione, ma ci deve stare in seguito, altrimenti quello che di buono abbiamo fatto stasera conta poca. Altra nota positiva, il gol di Castorani per il centrocampista di Cecina è la prima marcatura in rosso-blu. Sono contento perché era una cosa che mi mancava da tanto tempo, però allo stesso tempo sono molto dispiaciuto perché anche per i miei compagni credo che oggi una vittoria ce la meritavamo, era la nostra portata e ci dispiace tanto non aver portato a casa il bottino pieno. Purtroppo sono stato fermo 6 mesi e all'inizio magari ho fatto un po' di fatica, però adesso comunque sono contento che anche oggi mi sento, diciamo, sempre meglio fisicamente, quindi è importante, dai. Partita da dimenticare per il Picerno che cade rovinosamente al Partenio Lombardi di Avellino con un tennistico 6-1. Determinanti due calci di rigore assegnati ai biancoverdi e messi a segno da Paterno, autore di una tripletta, che hanno costretto i melandrini di mister Emilio Longo a giocare in inferiorità numerica dal 42esimo del primo tempo. Gara da cancellare per Esposito e compagni, che hanno l'occasione di riscattarsi domenica al Curcio contro la Casertana per un altro scontro diretto al vertice. Lo spartiacque è sicuramente il calcio di rigore, che non giustifica assolutamente però la caduta del secondo tempo. La squadra doveva rimanere in partita anche con un uomo in meno, avremmo dovuto essere maggiormente umili, capaci di rimanere in partita e non l'abbiamo fatto, soprattutto dopo l'episodio del secondo calcio di rigore. Mi è sembrato che la squadra avesse voglia di ritornare presto nello spogliatoio e siamo andati incontro a una figuraccia che è sicuramente il punto più basso della mia gestione, e da questa figuraccia dobbiamo però provare a invertire il trend. È tutto per questa edizione, a voi grazie per l'ascolto e ancora un buon lunedì dell'Angelo, arrivederci.